per una donna unica, la Raffa Nazionale, che ha saputo unire gli italiani e tutte le generazioni. Sfilano in rispettoso silenzio i fan e gli amici, accorsi in Campidoglio a Roma, dove è allestita la Camera Ardente per un ultimo saluto a Raffaella Carrà nel secondo giorno di commemorazioni, dopo il corteo funebre partito mercoledì dalla sua abitazione, che le dedica la sua Roma. L'ex compagno Sergio Iapino è arrivato sul presto assieme a dei fiori bianchi. Della bara, semplice come l'aveva voluta lei, su un maxi schermo scorrono le immagini della sua carriera. Girasoli e rose gialle inondano la stanza della Protomoteca. Sono giunti da tutta Italia a salutare la Carrà. Raffaella è stata la numero uno, sia come donna, non è stata mai volgare in tutto quello che ha fatto, e come artista, veramente un artista a tutto tondo, perché sapeva fare tutto ed è inimitabile, non ce ne saranno più. E io voglio salutarla con una frase di uno dei suoi brani, che appunto faceva: stasera va da lei, non farla più aspettare e salutala per me. E Raffaella, siamo tutti qui per darti l'ultimo saluto, anche se vivrai sempre nei cuori di tutti noi. Grazie Raffaella. Era la solarità, sono stato uno dei suoi ballerini a Carrambo, ho iniziato con lei. Era come la si vedeva, era... per me è stata una mamma, io ho iniziato con lei, avevo 20 anni, per cui sentivo proprio l'affetto di una mamma. Volevo incontrare la vita come c'è sempre il mio sogno. Per me è una donna speciale, una donna che non ci sarà mai un altro uguale a lei. Non ne nascerà più, unica al mondo. La donna speciale.